Ciao ragazzi e ragazze, sono ritornato subito, perché, come vi ho detto, se vedete sta cosa è Spank, l'orecchio di Spank, non è molto carina da vedere in effetti, ok, cioè non è che non è carino, è carinissimo come peluche, però nel senso, da vedere così un orecchio che spunta. Allora, sono qui per farvi un altro video adesso. Sempre dai video che scelgo di fare, in base, non quello, dopo farò, perché ci sono alcuni video che mi piacerebbe fare da un video nel baratto, solamente che va, dato che va a estrazione, è un po' così, perché ci sono anche altri video che da fare, per me non sono tanto semplici. Comunque, passiamo, allora, questo video mi è stato richiesto da Yolan Channel, ciao Yolan, scusa se ogni volta che mi scrivi ho fatto un nuovo video, io vengo a vederlo, quindi non preoccuparti, cioè nel senso, io sono iscritto al tuo canale e quindi ogni volta che ne carichi uno lo vedo quando lo carichi. Quindi mi raccomando, andate a vedere Yolan Channel se vi può interessare, e appunto sia Yolan Channel... Yolan Channel e un altro canale mi hanno richiesto il video di Florence Antix recensione. L'altro canale è Chuck Toy. Allora, Yolan Channel è scritto YOLANCHANNEL. Invece Chuck Toy scritto CIUKTOY. Quindi chiaro, no? E anche lei è un'altra bambina. Ragazza, bambina, non lo so, perché la seconda non si fa, cioè ha fatto appena un video e non si è fatta vedere in video, appena fatto un video, sì, però non si è mostrata in volto, ok. E vi devo dire che ha spiegato molto bene, cioè Chuck Toy ha spiegato davvero bene la bambola, che era la sua prima recensione era su Bloom della prima serie. Che anch'io avevo, e quanto mai non ce li ho più. Io ce le avevo tutte, proprio le ho comprate nel 2005, io quando le avevo comprate, e le ho date tutte via all'asilo, per un momento di pazzia sclero totale, che non le volevo più, vabbè. Ok, quindi, questo video è dedicato a Yolan Channel e Chuck Toy. Quindi mi raccomando, andate a vedere questi due canali. E adesso noi iniziamo a fare questo video. Iniziamo, e mi hanno richiesto appunto la recensione di Flora Enchantix. Allora, Flora Enchantix, come tutti sapete, è la fata della natura, no? Quindi, ha le ali di questa forma molto bella, a farfalla. Qua ce li ha molto appuntite, qua fanno... un incavo, riesco, ne fanno un altro incavo, e qua sono tonde, e qui sono molto belle perché vanno a punta, non mi ricordo come si chiama quel tipo di farfalla che ha queste ali. Poi ha tutte queste perline, questi glitter rosa intorno, queste altri glitter formati da cerchi verdi, qua verde più scuro, e questi verde più chiaro. Qua ha una pietra verde più verde scuro scuro, questo è un medio verde, un verde medio, e questo è un verde chiaro, tendente quasi alla mela, verde mela ma chiaro chiaro, quella verde mela quasi finta, no? E qua un bel giallo, idem sotto, fa così. Poi... sui piedi, come sapete, le scusate, ma si vede tutto, cioè questi qui gli hanno fatto le gonne che sono più corte, cioè praticamente le mutande sono più lunghe, cioè a momenti. Sui piedi hanno questo disegno con una pietra blu scuro e questo filo che sale azzurro. Ok, passiamo. Il vestito è fatto, anzi passiamo ai capelli, dai. Ha queste due ciocche più corte qua davanti, queste lunghe da parte,
Poi dietro ha tutti i capelli uniti, belli lunghi lunghi, che gli arrivano fino ai piedi. E tra l'altro questi qua, questi capelli sono un po'... come che si dice? Dato che io non ci gioco e li tengo solo ad esposizione, per fortuna, non si sono tanto rovinati. Comunque ha i capelli molto lunghi, qua, fin sotto i piedi, perché sono fin sotto i piedi. E qua ha questa ciocca che è presa da questi due pezzi, lunga lunga, però è più corta dei capelli normali, come potete vedere. Poi ha sul viso questo prodotto, cioè ha questa pelle più scura, ha una pelle ambrata, ha l'ombretto azzurro che va verso il bianco alla fine, ha gli occhi verdi belli chiari, delle sopracciglia molto definite ma molto sottili, marroni, e le labbra molto chiare, quasi rosa, cioè molto chiare. Con un rossetto rosa molto pastello, molto bello, secondo me. Sulla sua carnagione poi sta benissimo. Poi ha questo vestito con la parte del reggiseno, cioè la parte sopra, è fatta con delle linee azzurre, cioè vi una viola, una rosa e una gialla. Ha questa pietrina, che dovrebbe richiamare una pietra, azzurra, il pezzo che va intorno al collo è fatto di retina rosa con lo strappo dietro. Ah, sì, sulla testa ha anche questa coroncina con queste perline. Poi cos'ha ancora? Ha questo pezzo più grande, più qua attaccato, che è di bellezza, è più lungo. Trasparente con questi tinsel, se possiamo chiamarli così, sì, argentati, e sotto un semplicissimo vestitino rosa molto corto, e ancora più corto dietro, cioè nel senso veramente a quest'età, con che si chiama? Rifinito, cioè nel senso cucita la bordatura qua. Con un rosa più scuro e qua è cucita la bordatura con un rosa, cioè con dorata. Quindi questa è la, come sapete, è anche la mia seconda fata preferita e la terza stella. Prima c'è Musa. C'è un tempo le mie preferite erano Musa e Tecna. Musa è sempre stata la mia, cioè adesso è sempre stata la mia preferita. Poi è diventata Flora la mia preferita. Musa è sempre la mia prima preferita. Ce la posso fare a parlare. Musa è sempre la mia preferita. Poi adesso c'è anche Flora e Stella. Quindi spero che questo video a Yolan Channel, a Chiara e a... scusate, perché l'altra ragazza ha fatto solo un video e mi ha commentato due vo una volta forse e Chuck Toy, quindi spero che a Chiara del canale Yolan Channel e Chuck Toy, non so il suo nome, e a Chuck Toy spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!